Perdonanza celestiniana, patrimonio immateriale dell'UNESCO, un percorso niente affatto scontato. Non basta essere belli o antichi per diventare patrimoni dell'umanità, bisogna essere unici, straordinari, di rilevanza mondiale e soprattutto rispondere a caratteristiche ben definite come quella di rappresentare una tradizione secolare. La perdonanza celestiniana deve riuscire a difendere tutte queste peculiarità. Ma a fare da competitor alla proposta del governo italiano che per la terza volta cerca di entrare nella lista dei beni immateriali dell'UNESCO con la perdonanza celestiniana, spunta il progetto transnazionale della transumanza che potrebbe mettere a rischio l'Aquila. Non solo, questo è il terzo tentativo dell'Italia di inserire la perdonanza nella lista UNESCO. Il dubbio che sorge è che forse il dossier e con esso il percorso diplomatico avviato nel 2017 presentino qualche falla. Evidentemente qualche problema c'è. Sia nella strutturazione di quello che è partito qui come dossier ed è arrivato lì, sia anche come diciamo messaggio di fondo, perché non è un riconoscimento di una faccenda cristiana, di una questione cristiana, qual è il perdono di Celestino V, però è collegata ad un papa, ad una religione che è quella cristiana, e lì il discorso è multireligioso. Quindi evidentemente qualcuno qualche problema se lo sta facendo, se sta passando sotto banco una proposta che è più religiosa che invece che è essere legata alle tradizioni. Che cosa può fare il comitato, diciamo, che sta seguendo tutto l'iter di qui a dicembre per cercare di portare a casa questa vittoria? Ma l'imprimatur che c'è stato di Francesco Sabatini, che è personaggio di straordinaria autorevolezza non soltanto italiana, è sicuramente una benedizione importante, quella iniziale, questo comitato iniziale che è partito con questa presidenza importante. Ecco, io direi che il comitato e il Ministero dell'Agricoltura, che diciamo porta avanti le proposte italiane, deve assolutamente cercare di puntellare questo discorso. L'Aquila nel decennale ha assolutamente bisogno di questo riconoscimento, perché questo riconoscimento può essere una grandissima piattaforma. Attenzione, è un punto di partenza, non sarà un punto d'arrivo. Fate conto la bandiera blu. La bandiera blu io la ottengo, poi se ho gli scarichi a mare me la tolgono e faccio una brutta figura doppia. Ecco, è un punto di partenza, però a noi serve.